Buongiorno a tutti e ben ritrovati con la rubrica della Fondazione MAH. Proseguiamo il nostro viaggio tra progetti e attività di questo istituto. Oggi ci occupiamo di formazione nel settore del verde, perché la Fondazione MAH, in particolare il Centro Istruzione e Formazione, è un'eccellenza anche in questo ambito, con una serie di corsi, percorsi formativi che vanno dal tecnico superiore del verde ai corsi di abilitazione. Andiamo a vedere. Siamo in compagnia di Andrea Panicchi, coordinatore del Dipartimento Istruzione Post Secondaria. Con lui facciamo un inquadramento di questa attività formativa nel settore del verde. Da oltre 15 anni la formazione della scuola si occupa di preparare tecnici sul verde a vari livelli. Possiamo sostenere tranquillamente di avere ormai una filiera attiva a livello didattico che ci permette di preparare tecnici sia sulla manutenzione che sulla gestione del verde ornamentale. Ricordiamo che sono aperte le iscrizioni per una nuova edizione del corso per tecnico superiore del verde, corso che inizierà a gennaio. Come si articola questo percorso formativo? Il corso per tecnico superiore del verde rientra nell'alta formazione professionale, è un corso biennale, l'edizione prossima inizierà in gennaio, le adesioni al corso sono già aperte entro la metà di ottobre da svolgersi sul portale della provincia autonoma di Trento. Il corso, avendo un monte orario di 3.000 ore, si articolerà su 1.500 ore annue, di cui un 1.200 di praticantato in varie realtà, proprio per permettere ai giovani non solo di imparare la teoria, ma di mettere in pratica le competenze. Ma le opportunità formative non si fermano qui, perché ci sono altri corsi brevi che vanno dal tree climbing all'abilitazione professionale. Andiamo a vedere di cosa si tratta. La formazione didattica del post diploma del Centro Istruzione e Formazione prosegue non solo con l'alta formazione del verde per tecnico superiore, ma anche con corsi quali quello da manutentore del verde, in modo tale che la gente possa operare come giardiniere ed essere iscritta ovviamente alla Camera di Commercio, e al tempo stesso svolgiamo nel corso dell'anno tanti altri corsi brevi della durata giornaliera o settimanale, come i corsi per l'uso sicuro della motosega, oppure i corsi da tree climber, oppure anche aggiornamento continuo sempre con il verde ornamentale e la gestione, come il corso di arboricoltura. Ed ora abbandoniamo il verde per dare spazio alle nostre consuete rubriche con gli esperti della Fondazione MAH. Il Centro Trasferimento Tecnologico della Fondazione Edmund MAH ha recentemente pubblicato una nuova monografia dal titolo Api e biodiversità, tutela delle sottospecie autoctone di Apis mellifera. Il volume raccoglie i contributi di alcuni tra gli studiosi ed esperti più affermati nel settore delle api e della biodiversità. E proprio il tema della tutela della biodiversità dell'ape da miele è stato portato all'attenzione del mondo apistico nel 2018 con la pubblicazione di un documento elaborato e condiviso dalla comunità scientifica italiana denominato Carta di San Michele all'Adige, con l'obiettivo di promuovere la salvaguardia di questi insetti pronubi. La tutela della biodiversità, delle sottospecie autoctone dell'ape mellifera è infatti fondamentale per conservare gli equilibri ecologici ed è anche strategica per la stessa apicoltura e di riflesso anche per l'agricoltura. Questo volume quindi approfondisce aspetti scientifici che hanno portato alla Carta di San Michele all'Adige. Oltre ad un focus iniziale sulla storia dell'apicoltura trentina, vengono presentati concetti generali di specie e sottospecie, il ruolo ecologico di Apis mellifera, le sue popolazioni non gestite e le sottospecie autoctone in Italia. Vengono poi affrontati aspetti normativi, possibili azioni di tutela, ma anche gli sviluppi a 3 anni dalla presentazione della carta. La pubblicazione è disponibile sul sito della Fondazione Edmund MAH nella sezione Servizi generali editoria. Buona lettura!
Sempre più spesso si sente parlare di digital farming o agricoltura di precisione. Sono sistemi che cercano di aumentare l'efficacia delle pratiche agricole nell'ambito delle produzioni per aumentare la sostenibilità. Per fare questo è necessario fare dei monitoraggi puntuali e molto fitti, quindi servono strumentazioni economiche, affidabili, ma che soprattutto riescano a inviare i dati su internet per poi essere elaborati e visualizzati tramite computer, tablet o smartphone. Ed è proprio il settore delle comunicazioni che in questi anni ha avuto più successo e più aggiornamento. Sempre più spesso si sente parlare di sistemi di trasmissione come Wi-Fi, 3G, 4G e ora anche il 5G. Sono sistemi di trasmissione che permettono di inviare grandi quantità di dati molto velocemente, ma che hanno il limite del consumo energetico. Infatti basti pensare quanto poco dura la batteria del nostro cellulare e che in agricoltura non vanno bene, poiché in campagna la questione energetica è un grosso problema. E quindi sono nati dei protocolli di trasmissione, dei sistemi di trasmissione meno noti ma molto efficaci. Uno di questi è il sistema LoRa o LoRaWAN. Sono dei sistemi di trasmissione economici sia in termini di costi sia in termini di consumo energetico. Riescono infatti a trasmettere pochi dati ma decine di chilometri senza nessuna costo di SIM o di traffico dati. La FEM, il Centro di Trasferimento Tecnologico, ha recentemente testato nell'ambito delle gelate primaverili di quest'anno della strumentazione proprio per il monitoraggio delle gelate con sistemi commerciali e anche autocostruiti. Sono stati installati 10 stazioncine LoRa in vari punti del Trentino che hanno trasmesso i dati ogni 5 minuti senza nessun problema. Il sistema LoRa è un sistema che non sostituisce i sistemi di trasmissione tradizionali che tutti voi conoscete, ma li integra proprio nelle situazioni in cui non ho energia ma ho i dati importanti, pochi ma importanti da trasmettere. Tutte le info su meteo.fmac.it. Anche per oggi è tutto, grazie per averci seguito. L'appuntamento con la Fondazione MAC torna fra una settimana. Arrivederci.